corruzione non è mai andata via dall'Italia, bisogna fare ancora tanto e molto, ma noi oggi siamo orgogliosi che il gruppo Repubblica Espresso abbia scelto Napoli per la prima volta nel sud in modo così imponente per porre la cultura al centro della rinascita del nostro paese, quindi dopo Bologna e Firenze Napoli, una Napoli viva che sta rinascendo con un grande senso di responsabilità e di passione. Vogliamo dare il nostro contributo, dimostrare che il sud non è zavorra, non è cappello in mano, non è piagnisteo, ma è responsabilità e azione. Quindi è un'altra iniziativa, le tante che abbiamo fatto e le tante che faremo in una Napoli invasa di turisti, con tanti problemi ma con tanta voglia di rinascere. Napoli è tornata a essere crocevia internazionale, Napoli è ritornata a essere città tra le più importanti del mondo, nel cuore del Mediterraneo, c'è una grandissima attenzione sulla nostra città, il Presidente del Consiglio sa che senza Mezzogiorno non ci può essere la rinascita del Paese, quindi adesso ci attendiamo azioni concrete e siccome so che un uomo concreto non farà mancare un messaggio chiaro per la riscossa del Paese che parte anche da solo. Io adesso sono il sindaco di Napoli, lo sarò per i prossimi 2 anni, fra 2 anni vedremo le condizioni che ci saranno, ho detto che se dovessi decidere oggi ovviamente troverei corretto affidarmi al giudizio degli elettori e ovviamente non è la ricerca che decide se il sindaco decide magistrati se si deve candidare o meno, quello fa parte del dibattito politico che metteremo in campo nei prossimi mesi. Per adesso, come ho sempre detto, lo dirò per sempre, il mio partito è Napoli, il mio partito sono i napoletani. Quella è una zavorra che abbiamo ereditato, come tante zavorre che ci hanno consegnato, però Bagnoli è ripartita con quella mia ordinanza coraggiosa che ha messo sul tavolo l'obbligo di Fintecna di risarcire i bagnolesi e i napoletani, con delibere importanti, con decisioni significative. Da settimane alla Presidenza del Consiglio sono pronti 2 accordi, ricostruzione Città della Scienza e soldi per la bonifica. Noi ci abbiamo messo la faccia, il Presidente del Consiglio ha detto che ci mette la faccia, mettiamoci le firme, magari lo annunci anche dopodomani a Napoli, noi siamo pronti e quindi possiamo anche chiudere questa brutta pagina del fallimento di un'ennesima società partecipata, perché noi ne abbiamo ereditate 21 e ne stiamo portando a 8, prima ancora che nascesse Cottarelli e la Spending Review. Quindi noi la nostra parte la stiamo facendo in silenzio, senza soldi, in predissesto, con i tagli, ma con tanta passione, onestà e tanto coraggio. Se il Presidente del Consiglio si unisce a noi e noi a lui per rilanciare il Paese, penso che veramente l'Italia può ripartire, perché vedo uno spirito di ottimismo, che è un ottimismo della ragione e la passione nel cuore che contraddistingue gli italiani nei momenti difficili. La corruzione c'è da anni, ripartiamo dagli anni 70, 80, Teardo, Tangentopoli e quant'altro. Io penso che oggi il livello di infiltrazione delle mafie e delle corruzioni nelle istituzioni è ancora più forte di 20 anni fa, perché 20 anni fa c'erano strumenti anche un po' rozzi, la valigetta col denaro, vi ricorderete il giudice Curto che metteva i soldi nella spazzatura, Poggiolini che nascondeva i lingotti d'oro sotto al materasso. Oggi le mafie hanno abbandonato la stagione delle bombe e si sono infiltrate sempre di più, quindi la lotta è più dura, è più difficile, perché il mafioso spesso si veste in giacca e cravatta, ha denari, ha i figli laureati, la corruzione è più sofisticata, quindi io sono molto preoccupato e non si può parlare di episodi isolati né bastano comparse mediatiche per risolvere questo tema. Qua è un problema di volontà, bisogna conoscere la mafia, la corruzione, bisogna saperla come combattere, bisogna avere coraggio, leggi giuste. Il paese per 20 anni ha fatto un numero enorme di leggi pensando che facendo un numero di leggi si contrastava la corruzione, invece è aumentato solamente il formalismo e la burocrazia e quindi il colletto bianco, il mafioso con l'avvocato consulente, col commercialista consulente, col professionista consulente riesce a trovare. Secondo me sì, ci vogliono regole poche ma chiare e soprattutto c'è una grande onestà, una grande conoscenza dei fenomeni di corruzione e di mafia e affidarsi alle persone giuste, quindi i campanelli di allarme sono pesanti. Al di là del fatto giudiziario, perché se innocenti fino a condanna definitiva e siamo di fronte a indagini preliminari, però certo, vicende Mose, Expo, Milano non è che si possono considerare una cometa di passaggio.